Eccoci, Gianna, mi racconti in due parole velocemente il discorso dei passaporti ucraini bloccati? Sì, dovevano bloccarli a maggio, invece li hanno bloccato da ieri. Già la legge, da un bel po' che dicevano che lo faranno, invece da ieri già sono bloccati. Così quelli che adesso finisce il passaporto devono andare a rifarlo, non li rifanno più, ma non solo ai uomini, anche ai bambini, anche alle donne. Perché mia sorella ha due bambini piccoli, con suo marito sono andati a rifarli, sono completamente bloccati. Chissà se li sbloccano. E senza il passaporto non puoi fare il permesso, non puoi avere un contratto di lavoro, che suo marito ha già 10 anni, mi sembra, 9 anni che in Italia, che non potrà più rifare il passaporto, non potrà più fare il permesso, non potrà più fare i documenti, perché lui ha un contratto indeterminato lo stesso, non può più fare i documenti, non potrà più lavorare, non potrà più mantenere sua famiglia. Sono finiti, non so come andrà avanti. Mi racconti anche un attimo la storia della Romania, perché voi abitate in Ucraina, al confine Con la fra Romania Ucraina, Romania e e Moldavia. Moldavia, sì, siamo proprio in quell'angolo dove c'è ancora da noi bello tranquillo, non c'è ancora guerra, ma adesso Zelensky è andato in Romania, Romania è entrata in NATO, perché l'anno scorso non è entrata, quest'anno è entrato perché hanno bisogno di mandare le armi in Ucraina e le mandano dalla Romania, mandano perché Zelensky è andato in Romania, adesso poi è entrato da noi in Chernivtsi, vogliono aprire una fabbrica di non lo so che cosa, di armi, di droni, qualcosa del genere, e adesso russi, se lo sapranno che lì c'è questa fabbrica, cominceranno a bombardare anche da noi, perché da noi adesso ci sono ancora la gente che vivono ancora più o meno normale, adesso non potranno neanche lì perché distruggono completamente Ucraina. È rimasto questo nostro pezzo, adesso lo distruggeranno anche quello. E per questo E adesso voi avete case lì, avete tutto? tutto, abbiamo 20 anni che lavoriamo in Italia, che abbiamo fatto le case, che abbiamo comprato le macchine, abbiamo fatto tutto con i nostri soldi che abbiamo ultimo centesimo mandato in Ucraina per mantenere i nostri figli in Ucraina, i nostri genitori in Ucraina, adesso non avremo più niente. Niente. E qui non lo so adesso come finirà, se non potremo più fare i passaporti, perché fra qualche anno finisce anche il mio passaporto, non so, e come facciamo se non me lo rifanno? Non so come andrà a finire. Pazzesco. Un ultimo giudizio e poi chiudiamo il video su Zelensky e su Putin, quello che lei pensa e quello che stamattina, no, quando è andato in questura che le hanno detto non volevano più lasciarla uscire, ma non perché non volevano lasciarla uscire, ma perché erano molto interessati da quello che lei raccontava e le hanno detto in questura, ribadisco, in questura, le hanno detto noi tutto questo non lo sappiamo. Signora, ci racconti perché è interessantissimo. Sì, vi racconto, da quando è cominciata la guerra io ho dato, sono ucraina, nata in Ucraina, ma ho dato 100% ragione a Putin, perché Putin non veniva in Ucraina se non era, non avevano proprio questa paura che la NATO America entrerà in Russia, perché erano Ucraina quasi venduta all'America, questa già lo sapranno e lo sanno tutti. E Putin non voleva fare questa guerra, lui beh, ha pensato prima che butterà qualche bomba lì, li spaventeranno, le daranno quel pezzo perché lì in Ucraina, quel pezzo di Crimea, di Donbass, già da tanti anni che piangono che ucraini li trattavano male, perché sono più russi che ucraini, gli ucraini li trattavano male. Io che sono in Italia, se vado in consolato ucraino, da me si comportavano come da un traditore. Alla frontiera ti dicevano, sei traditrice perché hai lasciato l'Ucraina. Ma non perché l'abbiamo lasciato per bontà che avevamo in Ucraina, per i problemi che non c'era niente in Ucraina. Ricca com'era, non c'era niente. Zelensky è un pagliaccio, che lo sapete tutti, che solo come attore lui è bravissimo, ma come presidente io zero, niente, non vale niente. Putin si dice, lo fa. Come vivono russi in Russia e come viviamo noi in Ucraina, che Ucraina è più ricca quasi di Europa con tutto quello che c'era. Io sono stata io 3 anni senza luce in casa mia fino che non ho pagato tutto, la luce per mettere, per i fili, per i palli, per tutto. Io ho pagato 3 anni che eravamo in Ucraina, poi sono venuta in Italia per i soldi che lì si moriva di fame in Ucraina, non c'era soldi, non ti pagavano, lavoravi, ti davano vodka, ti davano un po' di grano, cosa fai con quel grano e con quella vodka? Perché altro non ti, soldi non ti li davano, con che cosa tu vestivi il bambino per mandarlo a scuola? Noi siamo venuti in Italia per questo, perché il nostro Zelensky non fa niente, non ha fatto perché
non ha fatto anche altri primi, neanche adesso. Mia mamma abbiamo dovuto portarla in Italia perché lì non ti davano le medicine, soldi non c'era, con che cosa anche adesso che c'è la guerra pagano luci, gas, che non dovrevo farlo, perché non si lavora, con che cosa la gente pagano? Lo stesso li pagano, questo fa il nostro presidente, i soldati si vanno in guerra, si devono comprare da soli i vestiti, le armi, mangiare, che mandano poveretti, quelle che hanno qualcosa li mandano, quelle che avete mandato voi italiani in Ucraina l'hanno rivenduta tutto nei negozi, nei mercati, e la gente non hanno preso niente, né soldati, muoiono come mosche. I poverini, quelli che sono rimasti a casa, le mogli con i bambini, non gli hanno dato niente, perché tanti sono morti, sono dispersi, ma sono rimasti morti sui campi di battaglia. Poverini, non vanno neanche a prendere, no, lasciateli lì, perché così non paghiamo ai genitori, alle mamme, alle mogli, non li paghiamo soldi. Ecco cosa fanno ucraini. Pazzesco, mi grazie Gianna. Sono ucraina. Grazie Gianna. Prego.